Una proposta da parte di Cittadinanza Attiva alla rinuncia di una parte della propria indennità consiglieri e assessori da devolvere alle fasce disagiate, allo stesso tempo un appello per risolvere l'annosa questione della Vittoria Scoglitti. Le dichiarazioni della signora Chiaramonte mi lasciano perplesso perché continua a battere sempre su questo argomento. Io vorrei ricordare semplicemente che nell'era Nicosia i costi della politica si sono abbattuti diciamo in una maniera molto sostanziosa, sin dal 2006 quando abolì i consigli di quartiere e invece altre città li mantennero, tant'è vero che io feci il consiglio di quartiere per 5 anni senza percepire nessun gettone di presenza. Hanno ridotto le indennità per gli assessori e per i consiglieri comunali, si sono ridotti i numeri di esperti. I fondi sicuramente da recuperare sono altrove, come le indennità dei consiglieri regionali, dei parlamentari o dei senatori, e agire anche sulle pensioni molto alte. Parlando invece della Vittoria Scoglitti, una soluzione indicata, o per meglio dire, lei dice dobbiamo risolvere un problema, mettiamoci assieme, città, associazioni, politica. Ma il problema della Vittoria Scoglitti, sono stato io il primo, tra l'altro, ad usare l'articolo 40 in Consiglio Comunale per esternare il mio disagio, poiché sono anche un operatore sanitario, quindi ho vissuto il dramma in una maniera particolare. Ci sono dei problemi tecnici, qui non c'è niente, cioè non ci sono organismi che si debbano mettere d'accordo o che ci si deve mettere su un tavolo, perché ci sono dei problemi tecnici che nascono da una cattiva gestione di quell'arteria negli anni 70 e negli anni 80, e quindi oggi è un po' difficile articolarla per quanto riguarda appunto i problemi tecnici che sono le misure della carreggiata.